Fai woof woof. Woof woof. No. Gigante buono con noi. Ciao a tutti, aliens, un altro video super iper spettanamento. Ma vabbè, ma ci siamo abituati. E sono appena tornata da una giornata a Bologna. Sono tutto parlare. Ti voglio bene, ti adoro. E quindi sono mezza tutta squagliato il trucco. Mi stavo per struccare, poi ho detto: quant'è che non faccio un video? 14.000 anni. Che bella mano ferma che ho. 14.000 anni. Quindi ho pensato di mettermi qua a registrare un pezzo di video e raccontarvi un po' cosa è successo. Scusate i capelli ribelli, ma oggi è piovuto e non stanno come dico io. Allora, praticamente, voi eravate rimasti che la stanza è ancora vuota. Bene, adesso è semi piena. Forse si sente ancora un po' l'eco. Sì, un po' si sente. Spero che nella videocamera non si senta tanto. Perché alle pareti non c'è ancora niente. Allora, io in questi giorni non è che non ho registrato niente, anzi ho registrato. Però siccome ce la siamo presa con un po' più di calma, cioè all'inizio i lavori erano frenetici, ma tante cose da fare in una sola giornata, adesso c'erano piccoli lavoretti e ce la siamo presa un po' più con calma, forse anche troppo con calma, perché dobbiamo ancora finirla. Adesso poi vi spiegherò tutto. E quindi qualcosa ho registrato 2-3 minuti, che mi sembrava stupido caricare solamente 2 minuti di video. E io ho detto, sì, poi dopo monto tutto insieme, faccio un video da tutto giorno a tutto giorno. Peccato che non l'ho mai fatto. Quindi mi ritrovo adesso con 2 giorni praticamente che non registro, che la camera ha avuto dei cambiamenti sostanziali, che adesso vi farò vedere anche a voi. E forse avete già visto un po' dal background. E quindi insomma adesso registro un epilogo, un riepilogo di tutta la situazione. E poi dopo magari vi metto delle ispezioni dei video che avevo registrato. Non lo so se troverò qualcosa di decente, però vabbè. Allora, ricapitoliamo. Lunedì ha portato il letto e l'armadio lì qui in casa, tutta agitata, io che mi vergognavo perché quando arriva della gente in casa mia mi vergogno sempre, non so perché. Slash l'abbiamo mandato a fare una passeggiata di 1 ora e mezza con mio fratello e la sua morosa, perché sapete che ha dei problemi comportamentali il ragazzo. E quindi ci è arrivato questo stupendo letto, l'hanno mandato dei moldavi, quindi dice i suoi compaesani, stati gentilissimi. E niente, praticamente questo letto è il letto quello col cassone, è una piazza e mezzo, e fortuna che non ho preso il cubo quello dell'IKEA, perché secondo me qua non ci starebbe nemmeno quello per i libri. Che mi segue da tanto tempo, dall'inizio dei lavori, sa che i miei libri erano dentro l'armadio vecchio, una scansia che aveva fatto mio papà in legno nero, solo che adesso appunto l'armadio è cambiato, abbiamo tolto il comò, quindi tutti i miei vestiti devono stare dentro questo armadio, che ci stanno al pelo, veramente devo fare una cernita di qualcosa, perché è impossibile, ecco, tanti vestiti estivi, secondo me quello è il problema, vabbè. E quindi avevo trovato questa scansia fatta a cubi, a 4 cubi, in cui ci avrei inserito i libri. Ho detto, la compro verso settembre, perché tanto adesso non mi serve a niente. E ci sarebbe una cosa in più da montare e soldi da spendere. Quindi ho detto, aspettiamo settembre, metto i soldi da parte per questa scansia. E alla fine ho fatto bene a non prenderla sul serio, perché non so se ci starebbe, sinceramente. Dovevo venire lì, prendere le misure, eccetera. Dopo aver montato il letto, eccetera, prima abbiamo portato dentro la scrivania, montato il letto e l'armadio, e abbiamo dipinto le mensole, tutte e 4. Volevamo comprarle nuove da IKEA, perché sapevamo che erano IKEA, mio padre le ha tagliate per farle stare in camera, quindi abbiamo deciso di dipingere, ed è un po' un effetto vintage, non è perfetto, un po' un effetto vintage, così. Volevamo ricoprirle di glitterini che abbiamo usato anche per lo sfondo, per la parete, ma non veniva bene, sostanzialmente era quello il problema. E poi abbiamo fatto lo specchio, adesso io vi dico un po' così, poi vi faccio vedere. Solamente che togliendo lo scotch ho scoperto che il muro è un po' rovinato, quindi lì c'è proprio uno stacco rosa, dovremmo trovare un modo, se è proprio sgretolato, bisogna stare più attenti, vabbè. E abbiamo fatto il lettone, sono 3 giorni che dormiamo su sto letto io e Vice, si sta benissimo. Dovevo scegliere tra 3 materassi, ho scelto quello praticamente intermedio, né troppo molle né troppo duro, e a me mi sembra di essere in paradiso. A parte, senza offesa Vice, quando te ne andrai via tu di casa, e dormirò benissimo, perché io dormo a stella marina, e poverino lui, praticamente io lo spingo sempre a lato, infatti mia mamma quando ci viene a svegliare la mattina lui è sempre spiaccicato contro la parete, e io stella marina, mi dispiace tanto.
Però adesso abbiamo i nostri spazi, non dobbiamo più appiccicati come prima, che si dormiva veramente male, ti svegliavi con mal di schiena. Finalmente si dorme bene. E ho usato il puff grigio, che era praticamente un contenitore, dove tengo alcune delle borse che uso di più, le altre sono sulle scale, con un contenitore anche sulle scale. Lo tengo di fianco per fare il secondo comodino, perché chi dorme dalla parte sinistra, cioè io, non ho un comodino. Quindi niente, la scrivania è quasi piena, abbiamo trovato dei contenitori, non li ho trovati ancora tutti, quindi adesso vi devo chiedere l'aiuto, io devo muovermi a fare questo video, mi sa che i video alla fine non ve li metto, perché tanto vi faccio vedere tutto adesso, facciamo così, vi faccio vedere tutto adesso. Allora, partiamo dall'angolo della camera, alla fine abbiamo trovato un attaccapanni perché non ci sarebbero stati tre, l'avrebbe coperto, quindi sono rimasti due, ok, e questa è la mia camera. Qua c'è l'armadio, sì, è un po' inquietante. È così. Ok. Partendo dall'armadio, che non è ancora del tutto pieno, perché molte cose le ho messe a lavare. Ecco, così forse ci si vede un po' di più. È fatto così, vedete, io ho deciso di fare la camera grigia perché qua è un marrone grigio. E quindi ci sta bene, anche perché io prima ve l'ho detto, volevo fare la camera fucsia. Poi è stato meglio così, un po' più d'aria. Ok, lì ci sono tutte le giacchettine, eccetera, lì ho dovuto ammassare un po' di roba. Qua c'è il porta, sarebbe il porta cravatte, ma io lo uso come porta cinture e gioielli vari. Qua ci sono le cose che usiamo sempre io e Vice, ma ci deve ancora entrare della roba. Qua sono due contenitori a merda che abbiamo comprato da Tigotà a 1 euro, nemmeno, stanno a 5 centesimi. Devo andare da Ikea a comprarne due decenti. Qua c'è la roba da fuori che non sta nell'armadio, nelle grucce, e questa qua invece è tutta la roba da casa. Qui c'è il reparto reggiseno, no, mutandine, salve, qui il reparto calzini notte, messo a merda, devo sistemare. Qui invece c'è la, c'è poveretto il, cos'è, vabbè, e lì c'è invece il cassetto di Vice, che tenevo, la roba di Vice la tenevo dentro a uno scatolo così almeno, anche lui ha un posto, poveretto. E nell'altra anta ci sono i vestitini, questi qua, vabbè, poi dopo ve lo farò vedere quando farò il room tour, che si sa quando lo farò, jeans, leggings e altre robe, lì ci sono tutti i miei reggiseni perché ne ho tanti, e ci sono tutti i foulard, eccetera. Abbiamo, a parte le stitazzate, abbiamo montato qua lo specchio, quattro specchi di Ikea, li abbiamo messi uno, avete visto che sono dimagrita? Sì, ne parlerò in un altro video. E abbiamo montato qua quattro specchi adesivi dell'Ikea, così che mi sono montato uno specchio, io finalmente ho lo specchio in camera, perché tutte le volte dovevo correre prima di uscire in camera di mia mamma. E praticamente dovevamo scegliere la maniglia quando siamo andati da Ricci casa, no? E mi avevano detto che c'era la maniglia per tutto il, cioè da a lunga da lì fino in basso, fino ai piedi, o piccolina così, in legno, o da così fino in fondo, in metallo, in tutte, potevo scegliere dei materiali. Io avevo scelto quella più economica, da così a così, piccolina, dove non è che apro da qua, io in legno, cioè sai quanto mi cambiava, e loro me l'hanno montata così allo stesso prezzo. Mi sa che si sono capiti male, vabbè, meglio per me. Molto bene. Poi, ok, qua ci sono le due mensole colorate, non so se riuscite a vedere, che proprio vedete non è proprio perfetto, però questo effetto vintage, un po' country, ok, lasciamo stare. Qua c'è il solito specchio, qua c'è il vetro con la sabbiolina dove andranno i pennelli, che secondo me è piccolo. Questi sono gli stickers che devo ancora attaccare, cioè qua è un po' tutto ammassato, un po' tutto precario, e quindi insomma anche qua devo trovarci un modo. Ecco, partiamo dai cassetti della scrivania, che è un grandissimo dilemma, perché ho trovato tre contenitori per questi qua che ama, non per quelli lassù. Voi ditemi se io posso, cioè, ok, ho due domande. Uno, vorrei un porta smalti, quelli da parete, che c'ha anche Vanessa, mi pare, magico trucco si chiami, quello dove si mettono gli smalti a parete, quel contenitore trasparente, secondo voi dove cavolo lo posso trovare a poco? Punto di domanda. E che non mi si sfasci dopo 5 secondi, altro punto di domanda. E secondo, io volevo trovare dei contenitori per i primi due cassetti. Il problema non è la profondità, ok, è molto profondo, ma è irrilevante, perché tanto in fondo non ci si arriva con la mano. Il problema principale è un altro, oddio quanto sono brutta, il problema principale è un altro, è l'altezza del contenitore, che deve essere di 5 cm massimo,
e io non l'ho ancora trovato, quindi io praticamente i primi due cassetti, cioè ci sono, mia mamma mi ha trovato questi contenitori di merda, cosa volete, lavorare, senza offesa, ma mamma sono orribili, quindi non so, vedi, questo qua non lo uso perché non so come cavolo usarlo, perché le palette le metterò in fila con quel coso che c'ho, che avevo comprato tanto tempo fa da Ikea, però non lo so, almeno questi hanno un loro contenitore. Qui ho mosso un po' io le cose, qua ci vanno tutti i rossetti, adesso li ho messi a cazzi, trucchi, non so neanche tutti, glitter, altre robe, qua tutte le matite, penso che le matite siano tutte qua, gli ombretti penso siano tutti, così, e poi nell'ultimo praticamente mezzo vuoto, ci sono solamente i mascara, degli eyeliner e dei fondotinta, fine. Quindi quelli possono andarmi bene, però non ci sono piccoli con l'altezza di 5 cm, quindi non so come fare. Poi abbiamo spostato Michael da qua a qua, perché abbiamo deciso di buttare tutti i poster e creare dei collage dentro a delle cornici, salve, dentro a delle cornici, però Michael non me lo dovete toccare, cioè Michael per piacere non me lo dovete toccare, quindi lui rimane lì, Michael è il mio Michael, quindi lui rimane lì, nessuno lo tocca, ecco, lui sta lì, bello, bello come il sole, ai tempi d'oro, appoggiato lì, bello come mamma t'ha fatto. Poi c'è questo specchio, che prima era oro e si può benissimo vedere da alcune parti non colorate astutamente, no, a cavolo, abbiamo colorato di grigio più brillantini, quindi abbiamo riuscito ad utilizzare uno specchio senza comprare un altro. Lì ci andranno gli stickers con i fiori, qui c'è una piantina di Ikea super iper bella finta, era l'ultima, sono contentissima, qua mi ha rimontato la TV, qui c'è il letto con la copertina Ophelia e c'è anche il contenitore qua dentro, vediamo se riesco a tirarlo su, no perché è in basso, vabbè lasciate stare, c'è il contenitore, lo si tira su e dentro c'è, sì, il contenitore, sarà quante volte ripetuto contenitore, in cui metterò la roba d'inverno e praticamente c'è, cioè, di piumone, ho usato, bella la testata così morbidosa, lo so, ok, ho usato il piumone, quello di mio fratello, il copriletto eccetera, perché le aveva comprati quando era andato a Londra, perché aveva un letto a una piazza e mezzo, li ha comprati lì e siccome è l'unico da una piazza e mezzo che abbiamo, l'ho utilizzato, l'ho coperto un po' con sta coperta Ophelia che a me piace tanto e basta, sto così, i miei occhiali, altra roba, cuscino dell'anteguerra ormai, e infatti quello, io non so quando farò sta cazzo di room tour, perché ho speso tanti soldi, quindi non voglio aggravare ancora di più la situazione economica della mia family e quindi aspetto a comprare i quadrini, che zinini, ci piccio, quattro quadri ce li ho già piccolini, però mi servono quelli grandi, mi servirebbero i cuscini, non sono cose di prima necessità, e i quadri, quindi per ora aspetto, mi devono montare le luci oltretutto lì, così posso iniziare a fare video, uno sfondo un po' inquietante senza niente, però per ora accontentiamosi. Quindi ho comprato i cuscini e i quadri, quindi non è ancora finito, quindi chissà quando cavolo farò il room tour. E, la pianta non sarebbe così, sarebbe solo questa, nero, ma io ci ho messo il vasetto faigo, che adesso romperò astutamente. Ma perché faccio queste cose? Ma perché? Ecco, l'ho messo a posto. Ho comprato il vasettino figoso. E poi si arriva a uno. Il disastro, che è questo qua, quello di cui parlavo prima, che non so come fare a coprirlo perché la tinta grigia non ce l'abbiamo più. E l'altra è questa lampada, che è alquanto inquietante, che appena la si accende, io non ci ho pensato, ma appena la si accende, la mia camera si trasforma subito in un set porno. Adesso, ok, tutti l'hanno detto quando sono entrata in camera mia, adesso vi faccio vedere. 3, 2, 1... Bene, molto bene, manca solo Rocco Siffredi e siamo a posto. Adesso non si nota nemmeno tanto perché c'è ancora luce fuori. Ecco, forse così un po' meglio. Ma vi assicuro che quando è tutto buio accendi solo quella, quanto inquietante. Però vabbè, mi piace. Sì, mi piace. No, mi piace veramente perché trasforma un po' l'ambiente, ecco. Bene, la Sara diventa fucsia. Ok, quindi room tour fatto adesso, improvvisato, l'improvviso, così.
per spiegarvi un po' com'è la situazione. Quindi, boh, io se domani mi montano le luci inizierei a già fare video, perché ho da fare dei video per l'azienda che mi scassano il cazzo, così almeno loro non sanno che ne parlerò male, ma non ne parliamo adesso, va bene. Io, sapete, limpida e serena come sempre, vi dico come la penso, fine, e basta, quindi inizierei a fare felicemente i video, è buona, quindi niente. This is my room, per ora. Quindi aspettate con pazienza il room tour e adesso rinizierò a fare video normalmente, perché tanto poi, cioè, le cose insomma le ho prese. Spero di fare un vlog e lunedì inizio il tirocinio, cioè inizio lo stage estivo, lavoro. Il bella merda sta camera, sto muro, vabbè. Inizio il 30 giugno e finisco il 20 luglio, 18 mi pare luglio invece, ok. Quindi se sparisco un po' per quello, ma cercherò di tenermi aggiornata. Un bacione, vi voglio tanto bene, Alien. Video fatto a merda, scusate.